Cari amici, consentitemi innanzitutto di ringraziarvi con un'immagine. Io appartengo ad una storia, ad una tradizione politica che mi rende difficile navigare. Io appartengo ancora a quelli che pensano che nell'epoca di Internet lo strumento più rivoluzionario sia il comizio. E voi con la vostra presenza dimostrate che le idee, i messaggi navigano su Internet, ma la politica è fatta di fisicità, di uomini e donne in carne ed ossa, di passioni, di sentimenti, di valori, di idee, di comunità. La politica è il primo dato, il primo elemento, il primo riferimento. Noi non abbiamo troppa politica, abbiamo poca politica alta, nobile, la politica per la quale ci siamo impegnati per tanti anni, la politica che ci consente di dire oggi, noi ve lo dico come capogruppo al Senato, a nome di tutti i senatori, noi, caro Crimi, abbiamo la grande ambizione di consegnare a questo Paese un grande centrodestra che ha sensibilità istituzionale, cultura dello Stato, che conosce il valore del bene comune e che rimette al centro la grande visione nazionale illustrata dal documento che come senatori sottoscriviamo insieme a te, perché quel documento per noi significa l'affermazione, prima ancora che politica culturale, di alcuni valori fondamentali che proiettiamo nell'agone politico e parlamentare. Quei valori per noi significano coesione nazionale, coesione sociale, coesione intergenerazionale. La missione del centrodestra di domani è quella di ricucire lo strappo della nazione, di ritornare ad essere tutti italiani, prima ancora che di destra, di sinistra e che di centro. E se per noi la patria è destino comune, è sentimento di appartenenza, e lo diciamo a quelli che giustamente pongono la questione della grande modernizzazione italiana che inietti cultura della responsabilità e delle istituzioni attraverso la rivoluzione federalista. Lo voglio dire con chiarezza, noi la sfida l'accettiamo, ma quando noi parliamo di federalismo non pensiamo all'egoismo territoriale ma alla comunità nazionale. Pensiamo a riflettere la storia, la trama della storia e della vita della comunità nazionale. E diciamo coesione sociale, perché per noi la coesione sociale è un valore, perché un paese che non fa coesione non crea le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo. E vogliamo coesione tra padri e figli, riscrivere il patto tra generazioni, ora, non domani, perché, consentitemelo, per me si è rivoluzionari nella misura in cui si riteste, si recupera il grande valore della tradizione, che significa trasmettere, consegnare, determinare al di là di una stagione, di un tempo, ed è questo in fondo il grande messaggio politico. In questa mia incapacità di modernità non riesco a vedere dove sta il timer che segna i minuti che mi restano per andare avanti, perché questo è il punto, questo è il punto. Lo vorrei dire una volta per tutte: i fatti, le colombe, la destra ornitologica. Noi non siamo la destra volatile, noi siamo la destra dell'adeguamento.
differenze del centrodestra, quando Perdi, il cofondatore del PDL, determini contemporaneamente la fine del PDL. Sapere che il più breve tra due punti passa sempre per le stelle.